Ragazzi, ragazze, Hakuna Matata dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Subito un bel pollicione in su per il vostro Ciccio Gamer 89. Vi invito a lasciare un bel commentino perché, regà, in questo periodo siamo eclissati da aggiornamenti di Brawl Stars. È uscito anche Squad Buster e io non ci sto capendo assolutamente più niente. Ma che fai, te ne previ? Allora, siamo direttamente su Clash Royale. Vi ricordo che se mi volete supportare, qui bisogna inserire un codice in particolare, cioè quello di CiccioGamer89. Fate ok e da questo momento mi supportate. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate un link che vi porterà a tutte le mie collaborazioni. Grazie mille se andate in descrizione a cliccare il link e a interessarvi delle collaborazioni che possono essere le gallette di Alex Theory, il covo del nerd, eccetera, eccetera, eccetera. Molto probabilmente su tutte le collaborazioni con il codice CiccioGamer89 ci guadagnate sempre qualche cosa. Allora, 1910. In questo momento io ho visto Nefasto che sta giocando deck, tra virgolette, improponibili, no? Va bene, ragazzi. Codice creatore CiccioGamer89, guardate quello che succede. Cioè, guardate quello che succede. Una roba incredibile. Una roba pazzesca, fuori di testa. Io vi consiglio di metterlo, poi fate un po' come pare. Io rimango sempre col mio. Rimango sempre col mio. Cerchiamo di capire come possiamo giocare. Sto con l'iPad qua sopra, che con Clash Royale riesco a stare un pochino più sistemato. Sì, sto giocando in piedi, perché secondo me ci sta, ho fatto un investimento, ho comprato. Allora, dato che vado a accumulare, ho comprato una scrivania. Dato che ho accumulato tante piccole anime, secondo me un piccolo, e ripeto, piccolo attacchino ci può pure stare. Se lei mi lascia in questo momento, non è questo problema così gigante. Lo so che di solito non si fa questa roba qua, lo so. Però a me non sembrava propriamente, cioè proprio totalmente sbagliata. Guardate a sinistra. Guardate che bell'attacco che va fatto il vostro CiccioGamer89. In più, gli abbiamo tolto anche il P.E.K.K.A. E lo stregone non è così forte. Bene. Dato che lui dovrebbe essere sotto di Elisir, noi andiamo a buttare un bel estrattore qua. Bello cattivo, bello gagliardo. L'Avveleno, allora. Calcolando che lui è un pochino sotto di Elisir, calcolando che comunque se mi hai fatto adesso l'Avveleno non me la puoi fare dopo, a me può anche andare bene. Facciamo la stessa dinamica di prima, dato che lui in questo momento ci regalerà delle anime. Speriamo che faccia lo stesso errore di prima. Vediamo un po', eh. Vediamo un po' che cosa succede, in tutto questo. Lui qualcosa deve. Ah, ok, qui è stato bravo e fortunato. Fate un po' come vi pare, nel senso che non mi sarei mai potuto aspettare, ragazzi, la scarica Evo. Abbiate pazienza, ma tutto potevo, tranne che la scarica Evo. E ci sta, però abbiamo recuperato. Stiamo calmi, che tendenzialmente questa si perde, io ve lo dico. Tendenzialmente questa qua è una partita abbastanza persa, secondo me, eh. Facciamo così e vediamo lui. Tanto lui sicuramente tira l'Avveleno là a destra. Forse no, eh. Mi pare strano, vi dico la sincerissima verità. Se non dovesse tirarla, intendo, eh. Se non la dovesse tirare. Ovviamente, ragazzi, lui ha giocato benissimo. C'ho 20 secondi, credo che non riesco minimamente a fargli niente. Abbastanza sicuro di questa cosa qua. Ricordatevi che lui ha l'Avveleno. Ricordatevi che lui ha tanta roba, raga, eh. Purtroppo per noi. Purtroppo per noi. Pensavo di averla giocata meglio, a quanto pare non è stato così. Peccato perché ci poteva stare l'attacchino, però ce l'ha fatta. È stato bravo. Sicuramente ho sbagliato un qualcosa, sicuramente, calcolando che è la prima partita di oggi. Però che vedevo di. Va bene, che dobbiamo fare? Niente, lui ha tossicato perché probabilmente non vinceva da un'epoca e mezzo.
Comunque ci sta troppa roba adesso Supercell, raga. È normale che siamo tutti un po' splittati. Clash Royale purtroppo va a subire un po' quella che è l'ira funesta di tutti gli altri aggiornamenti che ci stanno in giro. Tra l'altro mi sembra di capire, magari sbaglio, che si giocano un po' tutti gli stessi deck. Può essere una cosa giusta da dire questa? Questa è una cosa sbagliata da dire. Fatto sta che quello comunque a me crea un sacco di problemini. Già che siamo andati a difenderci, a me può andar bene. Il problema è che non riusciamo sicuramente a prendere un vantaggio di Elisir. Secondo me è buona questa. Secondo me è buona questa. Non lo so, ragazzi. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Ai 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 ai, povero me. Arco X. Arco X non è semplice da gestire. Sicuramente io farei una furia così e mi andrei a mettere un altro estrattore qua, perché dobbiamo cercare, ragazzi, di andare tanto sopra. Non è che sia la mega giocata, mega galattica, impossibile. Golem di Elisir. Noi a breve prenderemo tantissimo, regà, tantissimo Elisir extra. Quindi devo per forza tirare e ciclare tutto quello che posso. Andiamo a fare così. Vado a fare anche così, che secondo me ha senso. Secondo me ha senso. E devo capire. Guardate, forse ho pure sbagliato. Ok, quelle sono sbagliate per fortuna del cielo. Guardate quel pipistrello. La miseria. Ok, Fireball l'ha appena tirata. Noi abbiamo fatto un sacco di danni. Sicuramente facciamo di questo. Andiamo a fare così, andiamo a fare così. Andiamo a fare così. Perché a noi, bene o male, ci interessa comunque fare un po' di macello, no? Quindi se io vado così, tiro anche questa. Prossima Fireball dovremmo averla portata a casa, anche perché là lui a sinistra c'ha un bordellame di roba. Giocata bene, non è che posso dire di non averla giocata bene, eh? Ci avevamo anche tutte le truppe corrette per fare bella roba. Andiamo a prendere questo. Potevo prenderlo prima, però pensavo che si accumulasse, non so il perché. Ritiriamo questo qua. E andiamo avanti. Peccato, perché non pensavo che non si accumulasse quella roba là. Tra l'altro mi avevo detto che nello scorso episodio, in 2 episodi fa, 3 episodi fa, ho aperto la ricompensa più rara di Clash Royale. Va bene. Quindi in questo momento stiamo a una partita persa, stiamo a una partita vinta e il gioco ci ha messo un po' troppo a trovarmi una partita. Quando è così, vi dico, c'ho brutti presentimenti, lo sapete, eh? Ok, buttiamo una furia su di lui, gli facciamo qualche dannino, ma proprio leggero leggero. Potrebbe aver scintilla? Se così fosse, pace all'anima nostra. Ovviamente l'estrattore non credo che sia una buona giocata in questo momento. Secondo me Fireball sì. Secondo me Fireball è un'ottima giocata. Sentite, facciamo così. Vediamo che succede. Vediamo che succede, vediamo che succede. Perché la roba ovviamente ce l'ho. Ha senso fare di questo, che magari la... Ok, noi abbiamo buttato giù la torre, però... Tanti danni. Tanti danni e credo che sia l'unico modo per me di fare qualcosa. Sono tantissimi danni, regà, eh. Non male. Non male, però... Utile fare qualcosa in questo momento? No. Lui potrebbe... Ma come mai oggi sono tornati gli arcieri? Cioè, oggi che è il 23... E per l'appunto è uscito Squadbuster. Ed è uscita tutta sta robetta qua. Non capisco perché sono tornate ste truppe.
strane. Nel senso, a me fa anche piacere, per carità. Secondo me una furia è comunque golosa, io ve lo dico, sappiatelo, che una furia comunque è golosa, perché mi sono andato a prendere un po' di roba. E secondo me un attacchino un po' goliardico riusciamo anche a farlo. Vediamo un po'. Ci può stare, purtroppo. Diciamo che l'opponente ha sbagliato, ma allo stesso tempo ho sbagliato anch'io. Si poteva fare di meglio. Vediamo un po', eh. Sicuramente qui dobbiamo fare questo. Facciamo così. Lui le frecce, se non erro, le ha appena giocate. Quindi sicuramente, sicuramente si deve fare questa, questa giocata qua. Tantissima roba la giocata dell'opponent, niente da dire. Si fa sicuramente di questo. Allora a questo punto io farei anche una fireball, che a saperlo prima non l'avrei tirata lì. Ragazzi, credo di aver perso in maniera totale. Ok, non ho sentito l'audio. Continuo a non sentire l'audio, quindi non è un vostro problema. Dai, che forse non credo, ma forse. Non lo so, ragazzi. Se l'abbiamo rubata, siamo stati dei mostri. Oh, let's go. Non capisco perché ogni tanto non mi si sente l'audio. Gli prendono delle botte così. Eventualmente poi vado a sistemare. Che rubata. Che rubata. Rubatissima. Proprio scammato forte, ragazzi. Scammato fortissimo. Andiamoci a prendere questo. Come stiamo messi? Stiamo messi. Andiamo avanti. Saremo sicuramente top Italia. Ma niente che ci possa far entusiasmare, no? Quindi vediamo un po'. Perché ogni tanto gli prende che non mi si sente l'audio per qualche secondo. Bah. Proviamo con un estrattore di elisir. Guardate, vi devo dire che la fireball può pure andare bene. Tanto devo ciclare, quindi andiamoci a buttare lui. Questa non la so se la vinco, eh. Io vi dico la verità. Questa non la so se la vinco, eh. Vieni, Fenice, muoviti, perché potrebbe... Ah! A quanto minchia mi vuoi male. Quanto minchia mi vuoi male. Lo sapete, voglio capire se... Ok. Lui ovviamente ha paura del mio estrattore. La cosa buona sarebbe ciclarlo più velocemente di quello che fa lui. Ma come? Perché sì, ce l'ho io un deck che mi cicla. Ma a quanto pare anche lui non è che scherza totalmente, eh. Quindi qua, ragazzi, io credo che sia quasi obbligatorio, se non erro, fare una roba del genere. Immagino. Secondo me ha senso fare questo. Secondo me, perché qualche dannino lo facciamo. Gli vado a far sprecare questa roba qua. Adesso lì mi fa un attacco gigante, ragazzi. Infatti, secondo me, qui non c'è proprio via di scampo. Qui non c'è via di scampo, raga. Andiamo a fare così. E devo semplicemente pregare tantissimo adesso. Sì, quello è un errore da parte mia, ammetto. Completamente un errore da parte mia qua. Ti avevo detto però che non sarebbe stato così semplice qua farlo fuori, eh. Purtroppo ve l'avevo già raccontata. Purtroppo. Questa non è male, sicuramente. Qui noi andiamo a fare così. Il lato destro non era così semplice da difendere, eh. E infatti
Perfetto. Non so minimamente come andare a sopravvivere. Come andare a sopravvivere qui, ragazzi. Secondo me non era proprio fattibile. Cioè, era veramente complicata questa partita. Peccato, l'abbiamo giocata comunque al massimo di quello che potevamo fare. Però effettivamente quella fenice come la toglievo? Perché io vi ricordo che tra l'altro questo deck qua io l'avevo modificato. Adesso vedete, mi riviene in mente. L'avevo modificato perché trovavo solo mastini lavici con i barbari. E da quando ho messo la fireball non ho mai più trovato un mastino lavico. Ora sarebbe davvero... Ehi, vedi, vedi che fa? E questa cosa a me non mi sta bene, eh? A me questa cosa non mi sta proprio bene bene bene. Devo risolverla, la risolverò. Adesso speriamo che non mi trovi i mastini lavici. Ora devo capire qual è il cavo che dà problemi. Aio! E questo è un problema. Se c'ha drago elettrico, sono finito, eh. Sentite. Allora, dato che lui sta giocando così, dato che lui sta giocando così, io me la voglio rischiare totalmente. Voglio fare un attacco alla... alla vecchia maniera, vi dico la verità. Vi dico la verità, non, cioè non me ne frega niente. Faccio un attacco alla vecchissima maniera, ragazzi. E come va va. E come va va, perché drago elettrico io non ne posso fare niente, eh. Mamma mia, qua se sto scammando così è fantastico, ragazzi. Cioè questa è rubata, io ve lo dico. Sappiatelo che questa è rubata. Cioè ve lo dico con grande tranquillità. Una partita rubatissima. Meno male, meno male che sapevo qual era il deck, perché ho dovuto esagerare. Se non avessi esagerato questa partita non l'avrei mai, mai, mai portata a casa. Quindi andiamoci a aprire questo, che ovviamente è un comune bruttissimo, anzi raro, se proprio vogliamo metterla qua. Ci prendiamo questo e ci prendiamo questo qua. Perfetto. Signori, e che vi devo dire? Abbiamo fatto probabilmente qualche trofeo. Cioè non è che me ne vado a lamentare. Però diciamo che sono state belle partite. Andiamo nel registro battaglie. Tra l'altro mi si è bloccato tutto, scusatemi. Dicevo, non male, abbiamo fatto una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una vittoria, una sconfitta. Vabbè, quindi abbiamo abbiamo sconfitta, vittoria, vittoria, sconfitta, pareggio. Bene, abbiamo vinta una in più. Signori, vi voglio bene. Al prossimo appuntamento al vostro YouTube 89. Devo andare a risolvere un paio di problemi probabilmente che ho al PC. Bella.